scooter contro un'auto a Secchieto, rischia di annegare a Marina di Campo e i controlli dei carabinieri nel weekend. È arrivata anche Maria, la tartaruga dell'innamorata. Incursioni parallele la mostra alla Della UGE fino al 5 di novembre. Maurizio Burlando riconfermato direttore del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Una persona ha rischiato di annegare a causa di un malore nel pomeriggio del 31 di luglio. L'uomo si trovava in uno stabilimento balneare a Marina di Campo. A prestare le prime cure all'uomo, un turista fiorentino di 47 anni, l'ambulanza della Croce Rossa Italiana di Campo nell'Elba con i soccorritori e l'infermiere. Nel frattempo attivato anche l'elisoccorso Pegaso che è atterrato all'aeroporto della Pila. L'elicottero è però tornato indietro vuoto in quanto, viste le condizioni dell'uomo, i soccorritori hanno deciso di trasportarlo in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Portoferraio per gli accertamenti del caso. Ancora cronaca, nel fine settimana sono stati effettuati dai carabinieri albani oltre 30 interventi su richieste pervenute tramite il 112. Un 25enne è risultato positivo all'alcol test mentre guidava per le strade di Portoferraio, è stato denunciato. A Rio invece un ragazzo è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish e hanno segnalato un giovane del luogo, quale assuntore. Per un altro automobilista uscito di strada è stata elevata una multa di 430 euro per aver potenziato illecitamente la sua autovettura. L'attività preventiva che ha visto coinvolte diverse pattuglie delle stazioni del nucleo operativo radiomobile ha permesso di identificare solo nella notte di domenica 49 persone, controllare 26 veicoli, 30 obiettivi sensibili e 8 esercizi pubblici. Cronaca ancora, incidente stradale nella mattinata di lunedì 31 luglio a Secchieto. L'incidente ha visto coinvolti un'auto e uno scooter, sul posto la Croce Rossa di Campo nell'Elba. Trauma cranico per l'unico ferito e trasportato all'ospedale di Grosseto con l'elisoccorso per un importante appunto trauma facciale. Maria è venuta dal mare, si è fermata in spiaggia a pochi metri dallo scoglio della ciarpa e in un paio d'ore ha scelto dove scavare, deposto le sue uova, ripreso il largo. Con l'innamorata e la sesta nidificazione di caretta caretta all'Elba. Così dalla sua pagina Facebook la guida ambientale capoliverese Stefano Luzzetti ha annunciato il lieto evento avvenuto nella notte fra il 31 luglio e il 1 agosto. Si tratta della sesta nidificazione ufficialmente rilevata avvenuta quest'anno all'Elba che a maggior ragione diventa Isola delle Tartarughe. Nel video si vede distintamente il grosso esemplare di caretta caretta che riprende il mare, accompagnata a distanza con discrezione dalle persone che in quel momento si trovavano nei pressi della spiaggia. La nidificazione sarebbe avvenuta tra l'altro nel tratto dell'arenile capoliverese più vicino alla strada, illuminato dalle luci del parcheggio soprastante. Ora si attende l'ufficializzazione dell'ARPAT, inevitabile chiamare la tartaruga Maria in onore della leggenda dell'innamorata che si rievoca ogni anno il 14 luglio proprio su questa spiaggia. Incursioni parallele, la mostra inaugurata al centro congressuale dell'UGE a Portoferraio nello scorso fine settimana aumenta l'offerta turistica per tutta l'isola d'Elba e porta a conoscenza del patrimonio storico non solo i turisti ma anche i residenti. Ad affermarlo è il sindaco di Portoferraio Angelo Zini nell'intervista rilasciata dopo il taglio del nastro avvenuto nei locali della Pinacoteca Foresiana. Al di là diciamo, dei periodi storici che si stanno prendendo in considerazione le varie mostre, il concetto di base rimane lo stesso, che è quello di intanto appunto collegarci in un percorso di valorizzazione del nostro patrimonio storico-culturale con appunto gallerie e musei di livello nazionale, questo dà prestigio ovviamente a tutti noi, e poi la possibilità che ci danno queste iniziative di fare ciò che anche a livello nazionale i grandi musei fanno, cioè quello di andare a ricercare nei depositi con il loro grande patrimonio che hanno ancora da esporre, da far vedere, e questo ci dà l'opportunità anche a noi di andare a vedere nei nostri depositi, che sono anche nostri molto numerosi, di tirar fuori opere che ci sono. E l'altra grande prospettiva è quella di iniziare e continuare un percorso di allargamento della nostra offerta utilizzando ulteriori spazi all'interno di questa struttura che potranno essere messe a disposizione appunto di tutti i nostri ospiti, i nostri residenti e soprattutto le nostre
nuove generazioni. Anche l'assessore alla cultura Nadia Mazzei parla con entusiasmo di capolavori della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea e della Pinacoteca Foresiana, il più ricco museo civico elbano. La terza mostra che vede la collaborazione tra la Pinacoteca Foresiana di Portoferraio e una struttura, un prestigioso museo nazionale. Lo scorso anno ci siamo avvalsi della collaborazione preziosissima della Galleria degli Uffizi, quest'anno con la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Questa mostra rimane aperta fino al 5 novembre proprio per dare la possibilità non soltanto a turisti che verranno quindi a visitare la nostra bellissima città, ma tutta l'isola d'Elba, per anche i nostri ragazzi, i ragazzi quindi che potranno venire a apprezzare quello che è il patrimonio sì della città di Portoferraio, ma il patrimonio elbano. È arrivato il 31 luglio il decreto con il quale il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, dopo aver vagliato una rosa di 3 candidati che era stata individuata dal consiglio direttivo dell'ente parco, ha nominato Maurizio Burlando quale direttore del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, rinnovando di fatto l'incarico che lo stesso Burlando ha ricoperto negli ultimi 5 anni a partire dal 1 agosto del 2018. «Sono molto contento di poter continuare la mia esperienza alla direzione del Parco Nazionale», ha dichiarato Burlando, «con l'impegno a completare alcuni progetti di particolare rilevanza per l'arcipelago toscano ed avviarne altri di analoga importanza». Sono contento che il decreto di nomina del direttore sia arrivato prima, seppure di un giorno, della scadenza del contratto, ha affermato il presidente Giampiero Sammuri. Questo garantirà una continuità alle attività dell'ente senza disservizi.